Alessandro Zari, presidente di APSTI. Lo stato dell'arte sul parco scientifico e tecnologico. Sì, abbiamo iniziato quest'oggi una fase di concertazione, di discussione con le associazioni di categoria del mondo imprenditoriale di San Marino, con diversi imprenditori che hanno partecipato all'incontro che ha organizzato la Segreteria di Stato per iniziare a diffondere le prime idee strutturate per la realizzazione del progetto, quindi anche del progetto esecutivo, non di un progetto generico di parco tecnologico. E questa sera è stata, mi pare, una fase importante, perché sono emerse, insieme a una valutazione attenta delle opportunità che un'iniziativa del genere può produrre per la realtà sammarinese, ma anche per i territori limitrofi, su cui credo domani poi ci sarà un ulteriore approfondimento anche di carattere istituzionale con le aree, con i territori che sono confinanti con San Marino, e sono emerse però anche elementi, diciamo, di valutazione attenta, critica, rispetto a quelli che sono alcuni punti importanti per la potenziale attuazione del parco, e cioè i meccanismi di semplificazione, di diciamo, facilitazione delle normative, cioè che le normative possono produrre, sia per quanto riguarda i meccanismi di assunzione che per quanto riguarda i meccanismi di insediamento delle imprese, che gli imprenditori hanno sottolineato fortemente e che credo saranno oggetto, diciamo, della valutazione, dell'approfondimento da parte nostra per quanto riguarda la definizione, diciamo, delle condizioni di fattibilità di una struttura che ha come obiettivo fondamentale quello di incrementare ed implementare la competitività dei sistemi di impresa, per cui semplificazione, snellezza dal punto di vista funzionale sono dei presupposti importanti, insieme a questa idea che nasca una infrastruttura che possa collaborare con la rete dei parchi scientifici e tecnologici italiani, e in particolar modo con quei parchi che hanno successo, stanno lavorando bene, stanno producendo effetti considerevoli nella potenzialità e nell'efficacia della crescita competitiva dei sistemi di impresa. Ecco, questa è un po' la fase del lavoro che abbiamo avviato. C'è un primo momento della prima fase dell'incarico, si concluderà a settembre, entro dicembre avremo il piano di fattibilità definitivo.